non posso non dire e ringraziare, ma fare soprattutto i complimenti a chi ha pensato questo premio internazionale, quindi ad Andrea per questa passione e per questo spirito di accoglienza. Ero presente, eravamo in un'altra location anche bella, e questa è autorevole, dà anche un significato, valore alla, direi, al premio, che diventa sempre di più una rassegna seguita. Direi che sono rimasto colpito per tante cose, ma sarò breve. La prima è che Andrea ha fatto di Facebook con un metodo diverso la possibilità di poter interagire, direi passare subito dal virtuale, che è troppo virtuale, al reale, e questo veramente è un grande risultato, credetemi. Io che devo fare i conti quotidianamente con Facebook, perché non sono chiamato a stare su Facebook istituzionalmente, ma sento che devo farlo perché i miei concittadini si rapportano attraverso Facebook, e spesso dico che gradirei e gradisco quotidianamente l'incontro. E allora da quella parola, da quel messaggio attraverso Facebook, do il mio numero di telefono per incontrarci. Detto questo, con grande merito, direi che è un complimenti, ma di quelli proprio a carattere vitale, va all'intera commissione, Andrea, che non puoi da solo fare tutto ciò, all'intera commissione, presidente e tutti i componenti, e chi ha lavorato, perché penso che un premio rappresenti il loro lavoro. Dietro c'è la passione, perché altrimenti non si fa tutto ciò, ma c'è un lavoro che chi ha partecipato come protagonista, chi ha deciso di partecipare, abbiamo il proprio lavoro già aderito a questo grande capolavoro, direi. Però questo lo si può fare se ci sono delle persone che si adoperano quotidianamente nei propri territori, così. E guardate, noi su Castro Libero, ma lo dico a beneficio dell'intera area urbana, abbiamo pensato lo scorso anno, Ciccio, tu ne sei testimone, e qui vedo tanti volti conosciuti, perché dalla poesia poi si passa al teatro, dal teatro alla musica e così via. Su Castro Libero abbiamo, e siamo quest'anno ormai alla seconda rassegna di teatro amatoriale, perché pensiamo che proprio attraverso la cultura si possono a 360 gradi anche affrontare alcune tematiche e parlare dell'uomo. E un altro complimenti enorme va a una giornalista come Rosalba, credo di non aver sbagliato il nome, che con passione fa il proprio lavoro, non lo fa solo per portare la pagnotta a casa, ma lo fa soprattutto perché crede in quello che fa. E se credessimo in più, in quello che noi siamo capaci di fare, noi nella nostra quotidianità, cambierebbe il mondo, ne sono convinto, perché daremmo un vero senso alla nostra vita. E approfitto di questa occasione, perché sto preso il metro, fammelo dire a me, però, perché quello di invitare Rosalba a presentare il libro presso il nostro polo scolastico di Castro Libero. Abbiamo due poli, un istituto comprensivo di primo grado dove ci sono 850 bambini più piccoli, quindi di istruzione di primo grado, dalla scuola materna alla scuola media, e circa 1000 al polo scolastico di ordine superiore, che è l'istituto Bambini Maiorana, che è in crescita. Io penso che questa occasione di poter raccontare l'uomo con questa condizione difficile possa aiutare a divulgare di più questa difficoltà, perché si possa essere più sensibili e attenti. Quindi ti
questa sede ufficialmente l'invito e chiedo anche a Eliana Illuminato, che è la delega alla cultura del comune di Castrolibero, Anna Canè, che è invece la responsabile della biblioteca, di concordare insieme anche a Gaetano Francese una data possibile, se si è d'accordo, per portare a Castrolibero questo libro. Grazie. Adesso voglio parlare di video, che è il sito di comunicazione.